Laudetur Jesus Christus, carissimi amici di Radio Domina, celebriamo oggi la memoria liturgica di San Giovanni Leonardi e prendiamo spunto per la nostra riflessione dalla prima lettura molto bella che abbiamo ascoltato, dalla seconda lettera ai Corinzi, e alla fine poi diremo, alla fine del pensiero omiletico, diremo anche in breve qualche cosa su San Giovanni Leonardi. Questo passo è molto bello, ecco, vi invito a leggerlo, a meditarlo, perché parla dritto al nostro cuore, come sempre fa la parola di Dio, ma ci sono delle frasi, delle espressioni che riguardano in particolare quello che stiamo vivendo in prima persona, quello che stiamo vivendo con la nostra testimonianza della verità, della fede cattolica. Ecco, dice San Paolo, siamo investiti di questo ministero, in quanto ci fu usata misericordia, non ci scoraggiamo. Ecco, queste parole le dice anche a noi il Signore, non ci scoraggiamo in mezzo a tante prove, a tante difficoltà, soprattutto in mezzo al dolore di vedere tanti nostri fratelli accecati, che non riescono a discernere la verità, non riescono a capire cose che veramente sono sotto gli occhi di tutti, sono evidenti, sono palesi. Dice San Paolo, ripudiamo anzi i nascondigli della viltà, e invece di comportarci con astuzia e di falsare la parola di Dio, ci affidiamo al giudizio coscienzioso di ogni uomo, con chiara manifestazione della verità al cospetto di Dio. Ecco, dice San Paolo, non nascondiamoci in modo vile, invece non comportiamoci con astuzia, con calcoli umani, non comportiamoci, ecco, secondo i criteri di questo mondo, e soprattutto non falsiamo la parola di Dio. Ecco, queste cose San Paolo le dice soprattutto a noi oggi, ecco, dove avvengono invece, avviene tutto l'opposto. Molti agiscono con viltà, molti non si espongono a causa di Cristo, a causa del Vangelo, preferiscono tacere la verità pur sapendola, preferiscono agire con l'astuzia umana piuttosto che con l'astuzia divina dello Spirito Santo, quella astuzia appunto che, tra virgolette, astuzia è un dono dello Spirito Santo, ma preferiscono agire con l'astuzia, secondo i calcoli, secondo gli appoggi umani, secondo un modo di vedere diplomatico, intraterreno e così via. Ma soprattutto, dice San Paolo, ecco, non falsiamo la parola di Dio, quella parola di Dio che, come diciamo tante volte, viene manipolata, viene falsata, viene interpretata in modo diverso da come la Chiesa l'ha interpretata da 2000 anni, e quella parola di Dio che viene anche nascosta. Ci sono dei passi che sono scomodi, dei passi che vengono messi da parte proprio perché richiamano alla verità, richiamano a quello che la Chiesa cattolica ha sempre insegnato in 2000 anni, richiamano soprattutto i 10 comandamenti. Ecco, dice San Paolo, non scoraggiatevi, il Dio di questo mondo li ha accecati, accecato la loro mente, perché non vedano brillare la luce del Vangelo. Ma noi siamo tranquilli, siamo nella pace, perché noi predichiamo Gesù Cristo, e predichiamo solo Gesù, e come dice in un altro passo, Cristo crocifisso. E quindi predichiamo il Vangelo, predichiamo quello che la Chiesa ha sempre insegnato da 2000 anni, e il fatto che ci scomunicano mette ancora di più in luce, in risalto, quanto è falsa la Chiesa di Bergoglio, perché al posto che dimostrarci apertamente che Papa Benedetto non è il Papa, questo dovevano fare, non scomunicarci, dovevano dimostrare pubblicamente che Papa Benedetto non è il Papa. Come mai non lo fanno? E come mai ci rispondono in modo ambiguo, in modo di traverso, senza prendere in considerazione quello che diciamo, soprattutto, ecco, Don Alessandro, che ha gridato in questi anni, come mai non prendono in considerazione quello che viene detto, per esempio, nel libro Pietro dove sei, ma ci scomunicano, e allora mettono in evidenza davanti al mondo intero che noi siamo nella verità, e che hanno paura, hanno paura, come dice anche Don Alessandro, dei pretuncoli, e come mai non hanno paura dei monsignori, dei cardinali, non hanno paura degli altri prelati, hanno paura dei pretuncoli e di un popolo di Dio che disprezzano, che per loro è insignificante, che è un gruppuscolo
una setta e così via. E come mai hanno paura di questo gruppuscolo, di questa setta? Questo noi lo sappiamo bene, l'abbiamo capito bene e non c'è bisogno di ridirlo. E allora ecco, si avvera ai nostri giorni, si avvera più che mai quella profezia di Monsignor Fulton Sheen, che io quasi quasi me la rileggo tutti i giorni, sembra sempre nuova, sembra come leggerla la prima volta, ma man mano che vanno avanti gli avvenimenti, man mano che si dispiega l'impostura sotto i nostri occhi, queste parole acquistano un significato sempre più forte, sempre più pregnante. Ecco, Monsignor Fulton Sheen parla della Chiesa contraffatta, la chiama falsa Chiesa, una Chiesa contraffatta, e dice nel 1950, lui dice lo scontro tra la Chiesa vera e l'Antichiesa, il corpo mistico dell'Anticristo, tra il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa vera, e il corpo mistico dell'Anticristo sta per scatenarsi, sta per arrivare negli anni che devono venire. E questo dice nel 1950. E lui parla, ecco, di una chiesa contraffatta, di una chiesa che sarà venduta. E dice, tra i nostri vescovi sarà assunto il falso profeta che venderà la chiesa e la svenderà. E come Giuda Iscariota ha venduto Gesù, così il falso profeta che sarà preso tra i nostri vescovi e non sarà di fuori, venderà la Chiesa. E questo, ecco, lo vediamo sotto i nostri occhi. La Chiesa è in vendita, la Chiesa è stata svenduta da colui che appunto ha usurpato il trono di Pietro. Ecco, questo lo vediamo chiaramente. Questa Chiesa, che non è più la Chiesa di Cristo, ma è il corpo mistico dell'Anticristo, è stato dato in mano alle potenze di questo mondo. E dice, è alleata, ecco, con le potenze di questo mondo. Dice sempre Monsignor Fulton Sheen, questo falso profeta e questa Chiesa contraffatta insegnerà una falsa religione, una religione senza croce, una religione senza un mondo a venire, senza una prospettiva escatologica, senza una prospettiva delle cose eterne, è una religione per distruggere le religioni, cioè per appiattire le religioni stesse. E così, ecco, vediamo proprio il manifestarsi di tutto questo sotto i nostri occhi. E poi dice sempre Monsignor Fulton Sheen, questa chiesa contraffatta sarà un'altra chiesa e non sarà più la Chiesa Cattolica, sarà come una federazione di chiese, una associazione di chiese che appunto sarà svuotata di ogni contenuto divino. E questo lo vediamo, è la falsa chiesa di Bergoglio svuotata di ogni contenuto divino, propone una religione umanitaria dove l'uomo è al centro, dove in nome dell'umanità con la U maiuscola Dio viene messo da parte, Dio non c'entra più nulla, Dio diventa il garante di tutte le situazioni che invece sono solo umane. E poi infine dice Monsignor Fulton Sheen, questa chiesa sarà mondana, ecumenica e globale. Ecco, e vorrei fermarmi proprio su questi tre aspetti di cui ci parla Monsignor Fulton Sheen, una chiesa mondana, ecumenica e globale. Vorrei fare solo qualche esempio per ognuna delle tre denominazioni. Ecco, una chiesa mondana, l'abbiamo visto proprio sotto i nostri occhi, soprattutto in questi ultimi 8 anni. Faccio solo alcuni esempi, ma pensando a quali esempi proporvi, mi sono accorto che la lista è molto lunga e ho dovuto anche scegliere, fare una selezione perché la lista è veramente lunga. E allora mi è venuto in mente quella sfilata di moda che hanno fatto in America, con il patrocinio di Castero, per la cultura, che è guidato dal Cardinal Ravasi, una sfilata di moda vergognosa. Sono stati dati abiti sacri a personaggi dello spettacolo, personaggi immorali, personaggi che non hanno nulla a che fare con il Vangelo, e poi si vedono fotografie di personaggi, di prelati vicino a queste star mezze nude. È una cosa veramente vergognosa, è una chiesa mondana. Bergoglio dice nella sua predicazione che non dobbiamo essere mondani, non dobbiamo cadere nella mondanità spirituale, e non si accorge che la sua chiesa
Ecco, fa queste mondanità. E poi un altro esempio calzante, Bergoglio fa la copertina in prima pagina sul giornale Vanity Fair, è un giornale di pettegolezzi, di mode indecenti, di scandalo. E chi l'ha letto mi ha riferito, chi ha letto quell'articolo, quell'inserto, mi ha riferito che Bergoglio non cita mai Gesù Cristo. Ci sono due pagine da leggere dove lui, ecco, si mostra come un idolo. In prima pagina per dialogare, ecco, con il mondo, per dialogare con quell'ambiente immorale, ecco, per portare la luce del Vangelo, ma il nome di Gesù Cristo non compare mai. E allora c'è un popolo di Dio che è scandalizzato davanti a queste cose. E poi un altro esempio molto calzante, sempre riguardante Bergoglio, ecco, che viene elogiato, che viene portato in trionfo dalle lobby gay. Cosa che non avveniva con Papa Benedetto XVI. Papa Benedetto nel 2010, quando andò a consacrare la Basilica della Sacra Famiglia in Spagna, fu appunto oggetto di una manifestazione di alcuni gay, di alcuni appartenenti a queste lobby, a questi gay pride, che mentre passava il Papa, erano fuori appunto a dissacrare quel momento, a protestare, proprio perché il Papa doveva parlare della famiglia così come Dio l'ha voluta, così come Dio l'ha istituita. E allora ecco, tutte queste lobby contestavano e andavano contro il Papa. E adesso non si capisce come mai è arrivato quello che dicono essere un nuovo Papa, come mai questo Papa viene esaltato da queste lobby gay, come mai addirittura il gay pride passa davanti al santuario di Pompei, e questo è veramente vergognoso. È il gay pride dove ci sono blasfemie, dove c'è l'immoralità dilagante, addirittura viene fatto passare davanti al santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. E non parliamo anche della benedizione che la Chiesa di Germania ha dato pubblicamente alle coppie gay, agli omosessuali, e così giustificando il peccato, incentivandoli a vivere nel peccato senza nessun richiamo a quella che è la vita di grazia. Ecco, una chiesa mondana, dice Monsignor Fulton Sheen, e queste sono solo alcune prove di quella profezia che si sta avverando sotto i nostri occhi. E poi lui dice una chiesa ecumenica, certo l'ecumenismo nuovo, come diciamo tante volte, è iniziato con il Concilio Vaticano II, dove appunto l'intento della massoneria era proprio quello di cambiare il concetto stesso ecumenico per appiattire il cattolicesimo e ridurlo a una religione come le altre. Ma oggi questo processo lo vediamo arrivare proprio al suo apice, quando Bergoglio intronizza la statua di Martin Lutero in Vaticano, e quella è stata veramente una cosa altrettanto vergognosa. È Martin Lutero commemorata la Riforma protestante. Quando Papa Benedetto dice che la riforma protestante è un evento nefasto e noi non possiamo commemorare, essere lieti di un evento che ha diviso la Chiesa, un evento così nefasto, un evento che ha portato tante anime all'eresia. Ecco, Martin Lutero, l'eretico, viene esaltato in Vaticano, commemorato con tanto di francobolli e i pretuncoli cattolici vengono scomunicati. E i veri cattolici vengono perseguitati, vengono emarginati in tutto il mondo. E poi, ecco, abbiamo visto l'ecumenismo, la degenerazione dell'ecumenismo quando Bergoglio, appunto, ci ha proposto quel documento di fratellanza, quel patto di fratellanza firmato con l'imam, firmato con i musulmani, dove si parla di una sapiente volontà di Dio. Tutte le religioni sono una sapiente volontà di Dio, e allora lì c'è l'eresia, c'è l'apostasia. La Bibbia e l'insegnamento di 2000 anni della Chiesa non dicono questo. E allora di quale ecumenismo stiamo parlando se non di un ecumenismo massonico, di un ecumenismo che non è secondo il Vangelo di Cristo? E poi, ecco, abbiamo visto anche distorcere il Vangelo stesso, e anche San Francesco che va dal sultano per convertirlo. Viene invece riproposto in chiave ideologica, un San Francesco che va a cercare la pace, che va a predicare la fratellanza universale, cosa che invece nella Bibbia non esiste. Esiste invece il mandato di Cristo: andate in tutto il mondo
predicate il Vangelo della pace, il Vangelo della salvezza. E Cristo vuole che tutti conoscano il vero Dio, il piano della rivelazione che si è manifestato grandemente e definitivamente nella sua stessa persona umana e divina. E poi infine abbiamo visto anche il concetto di ecumenismo arrivare proprio al suo apice quando viene intronizzata la Pachamama in Vaticano e in questo modo l'apostasia è stata consumata, l'apostasia è davanti agli occhi di tutti, l'apostasia è pubblica, è veramente triste vedere quei cardinali che portano la barca per compiacere al loro papa, per guadagnare punti, ecco, nella gerarchia ecclesiastica, fanno tutte queste stravaganze e cadono nel peccato di apostasia senza neanche rendersene più conto ormai e fanno cadere insieme a loro tante anime che purtroppo sciaguratamente ancora li seguono e ancora si fidano di loro. E quindi una chiesa, abbiamo detto, mondana, una chiesa ecumenica e una chiesa globale, una chiesa globalista. E questo anche è un aspetto che stiamo constatando, soprattutto in questi ultimi 8 anni, dove la chiesa è al servizio del globalismo, è al servizio dei poteri forti. E allora vediamo un Bergoglio che predica l'immigrazionismo, prega l'immigrazione senza criterio e senza tener conto che ognuno ha il diritto, prima di emigrare, di vivere bene nel suo paese. E quindi tutte queste campagne, la campagna dell'immigrazionismo anche sostenuta dalla teologia del meticciato, una teologia nuova, una teologia che Bergoglio stesso si è inventato per in chiave appunto immigrazionista. E poi abbiamo visto la campagna vaccinale, Bergoglio che promuove una campagna vaccinale dicendo appunto che il vaccino è una questione etica, che di recente ha detto, non so se ieri o oggi, meno fucili e più vaccini, tutti questi slogan che non servono proprio a niente, e quindi vediamo predicare un benessere, ecco, sanitario, possiamo dire sì, una campagna a favore di questo vaccino che viene addirittura esaltato il giorno di Natale stesso, al posto di parlare di Gesù Cristo, figlio di Dio, luce del mondo, Bergoglio parla dei vaccini che sono la luce di speranza per l'umanità e non si accorge, stranamente non si accorge, dell'odio che sta crescendo di tutte queste persone vaccinate che si stanno scagliando contro chi non ha fatto il vaccino e non si accorge di tutte queste persone che stanno perdendo il posto di lavoro, che stanno soffrendo a causa di queste scelte che lui dice sono scelte etiche, ma riguardano la coscienza individuale. E allora è molto strano vedere una chiesa appunto che fa tutte queste campagne che si sposano con il globalismo e non vanno contro il globalismo e anche ecco, tutte le altre campagne che abbiamo visto in chiave globalista fino alla Chiesa Sinodale. E in questi giorni si sta facendo il sinodo, oggi è stato inaugurato questo nuovo sinodo sulla sinodalità per adeguare la Chiesa con la scusa del rinnovamento, con la scusa della novità, si sta adeguando la Chiesa di Bergoglio appunto a essere sposa del mondo, a ricevere l'applauso del mondo, cosa che la Chiesa in 2000 anni non ha mai fatto. Ecco, chiediamoci come mai la Chiesa di Bergoglio viene esaltata dai media, viene esaltata dagli immorali, viene esaltata dalle lobby, addirittura la massoneria, ecco, fa i complimenti pubblicamente, e così via. Come mai, questa svolta epocale? Ecco, allora o la Chiesa di Cristo era sbagliata prima, oppure quella che il cardinale Bergoglio guida non è semplicemente la Chiesa di Cristo, ma è la Chiesa contraffatta di cui parlano le profezie, quelle profezie che si stanno attuando proprio sotto i nostri occhi, quelle profezie che basta un po' di fede, un po' di intelligenza spirituale per capire che sono in atto, che sono appunto che riguardano i nostri tempi, che riguardano
i nostri giorni. E allora noi in tutto questo marasma generale, in tutto questo caos, non perdiamo la speranza, non scoraggiamoci, dice l'Apostolo Paolo, non scoraggiamoci perché l'unica cosa che conta veramente è conservare la fede, restare cattolici, restare in piedi e non rinnegare Gesù Cristo. E allora a chi dobbiamo guardare? Guardiamo al falso magistero della Chiesa contraffatta? Oppure guardiamo ai padri della Chiesa, agli apostoli, agli evangelisti, alla Beata Vergine Maria, ai santi, a chi dobbiamo guardare? Alla tradizione della Chiesa? Oppure a queste nuove dottrine, a questi nuovi insegnamenti che portano le anime nell'errore e alla perdizione? E allora noi ce ne stiamo ancorati a quello che la Chiesa ha sempre insegnato e soprattutto ce ne stiamo ancorati al Papa, Papa Benedetto XVI, è lui la nostra roccia, è lui il nostro garante, è lui che ancora ci indica il cammino, che è il cammino della croce, il cammino del Calvario, il cammino dell'emarginazione, è lui che è stato appunto messo da parte per favorire tutto questo processo di adeguamento della Chiesa al nuovo ordine mondiale. Ecco che allora, Papa Benedetto, lo sentiamo vicino anche nella nostra sofferenza, anche nella nostra situazione particolare, perché lui ci dà l'esempio per primo e noi lo sentiamo vicino spiritualmente e soprattutto quando preghiamo in unione con lui, quando celebriamo la messa in unione con il nostro Papa. Questa messa in unione con Papa Benedetto è un esorcismo perché appunto è la verità e siamo nella vera comunione ecclesiale e i diavoli si ribellano. Quando viene nominato Papa Benedetto nella messa, quando c'è l'assemblea liturgica unita insieme al Papa e anche il rosario che recitiamo dopo la messa è una preghiera molto, molto potente che ci unisce nella fede e noi chiediamo al Signore perché non saremo noi a risolvere le questioni, ma sarà il Signore stesso e quindi noi imploriamo il Signore con il rosario che possa venire presto. Che possa presto ecco, aiutarci a passare questa prova, aiutarci a portare questa croce, possa presto venire il suo trionfo. E allora oggi guardiamo in particolare a San Giovanni Leonardi, ecco, uno dei santi a cui dobbiamo tendere e guardare, lui che è vissuto nel XVI secolo e si distingue essenzialmente per tre cose. Innanzitutto per l'educazione dei giovani, ecco lui che ha dedicato la vita per l'educazione cristiana e cattolica dei giovani perché la gioventù non si corrompesse e allora questo anche per noi è importante, eh? E oggi che la gioventù si corrompe, già i bambini, ecco, nel clima in cui vivono, si corrompono nel pensiero, nell'anima, nel cuore, nelle abitudini e così via e cadono facilmente nel peccato a causa di questa società malata. E allora ecco l'educazione dei giovani, San Giovanni Leonardi ci ricorda quanto è importante insegnare la dottrina cattolica, quanto è importante l'esempio della vita cristiana per i giovani. E poi lui è stato in particolare colui che ha dato inizio a quello che poi diventa Propaganda Fidei, che diventa quel collegio dove vengono formati i sacerdoti missionari, ecco, lui che aveva questo zelo apostolico di raggiungere tutte le terre perché fosse conosciuto Gesù, ci ricorda quanto è importante il mandato missionario di Gesù e quanto è importante il proselitismo. Ecco, anche se la falsa chiesa ci dice che il proselitismo non è necessario, non è importante, che ognuno deve starsene nel suo brodo, ma i santi ci indicano un'altra strada, ecco, quello zelo per Cristo, quell'amore per Cristo che diventa testimonianza davanti alle genti, davanti ai pagani, davanti a coloro che ancora aspettano di conoscere la verità, di conoscere Cristo. E allora noi guardiamo, dicevo, all'esempio dei santi, lui che anche ha combattuto San Giovanni Leonardi l'eresia, fa parte di quei santi che nel 1500 hanno combattuto l'eresia protestante e ci ricorda che anche noi dobbiamo combattere l'eresia e l'apostasia, perché
E allora non si può andare a messa uniti nell'eresia, uniti nell'apostasia. I santi e la Chiesa ci insegnano questo. Monsignor Lefebvre è morto di crepacuore per dircelo. È stato un grande testimone luminoso per i nostri giorni, proprio per dirci che la Chiesa non può essere eretica e questo non è segno che la guida Cristo. Monsignor Livi parlava di eresia al potere addirittura e allora anche noi dobbiamo combattere l'eresia che è il vero virus. Il vero virus non è il coronavirus, il vero virus è l'apostasia, è l'eresia. È una chiesa falsa che contagia il mondo con le false dottrine e con la sua iniquità, illudendo le anime e portandole all'inferno. E allora chiediamo, ecco, al Signore la forza e la grazia di seguire l'esempio dei nostri santi. Oggi chiediamo nella messa l'intercessione di San Giovanni Leonardi che possa suscitare nel nostro cuore questo zelo per le anime, questo zelo apostolico, questo zelo per conservare la fede cattolica, così che anche noi possiamo dire come San Paolo, al termine dei nostri giorni, ho conservato la fede, ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, ora mi resta solo di ricevere la palma del martirio che il Signore giusto giudice mi vorrà dare nella sua infinita misericordia. Laudetur Iesus Christus. Sempre laudetur.